Te Kaczynski, un inizio di stagione alla grande, sei partite in campionato, 5 vittorie, un solo passo falso, in Coppa, in Europa anche molto bene, il turno superato, ti aspettavi un inizio così positivo? Ma speravo sempre, non sapevo cosa aspettarmi, perché da stare un anno via ero un po', avevo un po' perso la connessione, quindi non sapevo un po' come stanno le cose, poi non sapevo come andrà la nostra squadra. Per adesso come risultato sono molto contento, certo abbiamo tanto da migliorare il nostro gioco, ma fino adesso abbiamo sempre fatto bene di risultato, a parte la partita di Verona. Sì. L'impressione rispetto alle cose che si dicevano all'inizio anno è che non siate così distanti dalle squadre, per gli addetti ai lavori, favorite, siete abbastanza vicini se continuate così. Ma il nostro scopo era proprio quello, di rimanere più vicino possibile e poi con il lavoro migliorare sempre e avvicinarsi sempre di più e di più. E a livello tecnico dov'è che dovete migliorare di più? Fase cambio palla? Ma secondo me un po' tutto, perché stiamo giocando un po' alti e bassi in tutti i fondamentali. Il bello è che quando un fondamentale ci va male, ci sono gli altri che lo coprono e fino adesso riusciamo a farlo. Spero però che dopo un po' di tempo che passa troviamo il nostro ritmo buono e copriamo anche quelli che vanno male. Alti e bassi che tu non stai avendo, perché stai giocando ma grande. Non è proprio vero, no. Riesco a compensare con qualcosa, quindi sempre faccio una buona prestazione, ma comunque non sono tanto contento del complesso. Partita di domenica a Latina, quali sono i rischi? Ma i rischi, prima di tutto, quello ovvio è che giochiamo fuori casa, quindi fattore campo speriamo che non coincide tanto. Certo, la Latina ha fatto delle partite buone ultimamente, quindi anche c'è pericolo anche di quel senso, ma noi dobbiamo andare a affrontarla con il meglio che abbiamo e sempre cercando il nostro meglio gioco.